Benvenuti su Abbas, il miglior canale su YouTube italiano con il Dottor Meg e il Signor Luna. E siamo andati a vedere come andare avanti in Metal Gear. Nello scorso episodio eravamo rimasti arenati da questo dottor Madnar che ci diceva di usare i missili per abbattere i Bloody Bread, se non che provando e riprovando ci siamo accorti che non funzionava. Ok. Quindi abbiamo deciso di andare a vedere qualcuno che l'aveva già fatto. Per se posso dire, adesso mi sono ricordato perché, noi abbiamo liberato l'ostaggio che ci diceva come contattare la persona che ci darà la mano per poter proseguire, ma tradotto in italiano non rende come rende invece in inglese. Ma porco il demonio, sì, signor Luna sta anche sprecando roba. Vabbè, non me ne ero accorto che il problema è che lui ci dice di fare una cosa che noi non abbiamo fatto. Esatto, lui qui ci diceva: chiama Jennifer al 12048. Provi a chiamarla ora? No, deve avere l'antenna. Non lo so sicuro. Sì. Forse sì, forse ha ragione lei. Proviamo con l'antenna. Vediamo. No. Però forse davanti alla porta. Sì, secondo me questo non ha senso. No, sicuramente, però... No, capito, però... Cioè, adesso è un gioco impeccabile. E non ha l'arma giusta. Esatto. Addirittura. No. Volevo questo, fin dal principio. E devo usare la carta 4-5, non ricordo. Ah, l'abbiamo usata adesso, attenzione. No. Ecco, 3. Metto la corazza. Figa, proprio lì davanti. Sì, però sto fatto delle chiavi non mi piace tanto. Perché, cioè, capisco tutto, però non mi puoi rompere le palle così. Ora. Vediamo. Oh, qui è Jennifer. Ti sto preparando il lanciarazzi. Vieni pure a prenderlo. Passo. E noi andiamo a prenderlo. Sì. Vabbè. Continuo a dire che non ha senso. Cioè, perché non... Oh, e adesso andiamo a spaccare il culo a Bloody Brett. Ok. Esca di qua prima. Di spaccare il culo a chi che sia. Allora. Intanto i loschi blu. Diciamo che Caterina era caduta di stile, perché ci sta che in ogni stanza... Ma che cazzo! Però è anche vero che facendo in questo modo, tu se non sei del massimo livello, quando arrivi lì non capisci... Ah, non ho guardato se potevo prendere più munizioni, in effetti. Dove? Di lanciarazzi. Beh, dopo. Lei pensi a ucciderlo, che dopo un modo lo troviamo. No, ok, non ci sono. Già, cosa gli tiro? Le scarpe. Perfetto. Eccoci qua. Nel frattempo volano cose, animali diventano persone, persone diventano nuvole, quindi... Bene, diceva prima dell'interruzione... Che cazzo lancia quest'arma? Adesso noi dovremo passare in ogni stanza a sentire se la nostra amica Jennifer... Non ci voglio neanche pensare. Ah, certo, perché tanto... Questo non so. Provi a sparare. Ah, no, funziona. Fa click. E allora io direi che lei non ha un'arma, signora. Sì, lo so che non ho l'arma. Cioè, l'arma ce l'ho, sono le munizioni che mi mancano. E invece quello cos'è? Missile delle comandate. Ma porco demonio. Potremmo provare a prendere dentro le munizioni. Però mi sembra un po' un salto nel vuoto. Deve usare la testa 1 per andare di sotto. Allora, se non ricordo male, sotto c'era una sotto? Stanza. Sotto c'era una stanza con piena di munizioni.
ed è quella, questa qui sulla sinistra. Ok. Io ucciderei prima tutti quanti perché sono qui. Perché se ricordo bene dopo là ci sono due tizi. Ok, equipaggi il lanciarazzi? Sì. Ok, perfetto. Ok. Adesso ci basteranno? Beh, lei esca e rientra. Rientri, scusa. Scusate. Scuso improprio della lingua italiana, sfregiata così. Faccio fatica a capire perché il razzo. Vabbè. E guardiamo un attimo il 18, quindi 18 non è una cifra tonda, immagino che si possa. 18 non è una cifra tonda. Ok, fino a che non ci dice sei pieno, butto. Vabbè. Noi... Anche perché noi, non avendo mai usato quest'arma, non sappiamo né quanto è potente, quanto è sfruttabile, ma soprattutto quante munizioni servono. Certo. Sì, me ne sono accorto e lo farò immediatamente. Ok. Oh, ok. Adesso. Corazza, signor Lune. Non butta via. Ma sì, ma lasci fare. Tanto ce le offre lo Stato americano. Esatto. USA. Trump for president. Eh? Trump for president, certo. E cose così. Ah, non l'hai visto. Sì, questa forse è un po' una pecca grossa, Io continuo a dire che secondo me questo è un buco di stile forte, anche perché non puoi pensare che per forza quello che arriva lì sappia. E quello dovrebbe essere uno, sì, esatto. Ora, come funziona sto cazzo di roba? Tocca buttare il 6 davanti? Presumibilmente. Io andrei più su quell'altro. Oh. La Madonna. Aspettate. Uccida quello sopra che si fa prima. L'ho distrutto. Se non se ne si mette lì che tanto lui le passa davanti. Ok. Oh, io adesso andrei a salvare. Sì, sono abbastanza d'accordo con lei. Anche perché... Dove si passava di qua? Anzi, signor Lune, sa che io farei l'altro... Io scenderei con l'ascensore al piano 1, per poi tornare indietro e fare farming. Perché abbiamo veramente un cazzo di tutto. Sì, anche questo è vero. Quindi passiamo da... Passiamo da sopra, tessera numero 1, mettiamo la corazza e poi facciamo la rush fino a che... No, scusate, no, errore mio. Bisogna passare da sotto. Però da questa porta qui. Questa qui. E tessera 5, credo qua. No, non questa. Questa. Tessera 5. E tolga il lanciarazzi e metta... Un'arma più propizia. Sì, esatto. Ok. Lì non so cosa c'era. Merda. E adesso gira a destra, c'è un tizio blu, sì, e poi c'è l'ascensore, esatto. Ok, ci ha dato una razione, se mi sembra di aver visto bene. Sì. Cora. Ok, il signor Lune la vuol prendere con molta calma. Le dice, signor Lune, secondo me le dice di no. Ci possiamo provare. Provi. Guardi se abbiamo già la tessera. No, quindi dobbiamo rifare tutto. Va bene, ci rivediamo taglietto e arriviamo direttamente qua. Allora, siamo ritornati al punto di prima, ora dobbiamo andare a salvare. Esatto, e lo faremo. Io eviterei quella con la macchina del mulino bianco, possibilmente è l'unico ascensore che c'è su questo piano.
No, c'è anche quello che va su. Andiamo su. Però io gliel'avevo detto. Cosa? Gliel'avevo detto. Cosa? Cosa aveva detto? Che non è una buona idea. E qui l'ascensore. Non è una buona idea. Io non ricordo assolutamente cosa c'è scritto sul roof. E tanto eravamo qui. Sul roof c'è un sacco di gente da schivare bellamente. Tra l'altro perché tu pensi? Un po'. Vada dottore. Tra l'altro, non si lascia influenzare da questi brutti ceffi. Era ci qui, sono anche i volarini. Non mi ricordo, era qui. Come? Era qui. Non mi pare. No, okay, probabilmente qui c'era qualcos'altro. Occhio perché non ha il coso attivato. Okay. Perfetto. E io secondo me qui sarà la porta numero 5. O la 4. No, la 5. La 5 era la porta, era la testa più alta che avevamo in questo momento. Bene, a questo punto dove andiamo? Al piano quello terra, che non è questo, e non è. Ed è questo qua. Credo. Piano terra è quello sotto. Vediamo. Secondo me è questo il piano terra. Basement? No, basement è sotterraneo. Ok, allora. Bene. Ok, ma sappiamo che ci servirà una bussola. Vedi, questo è il piano terra. Dobbiamo tornare indietro, ma da qui. E tra l'altro... probabilmente. Ah, forse abbiamo sbagliato. La porta era quella là, no? Vabbè, intanto andiamo al... vabbè, chi se ne frega di questo, dottore? Andiamo un attimo a salvare, che così siamo già qui. No? Perché dobbiamo salvare, scusi? Tanto no. Siamo già qui in ogni caso. Sì. Adesso dai. Allora. Qui serve l'uniforme. Serve la... che una volta ce lo ricordavamo a memoria, adesso... ma io tra l'altro mi sono perso, non capisco dove stiamo voglio andando. Tornare al primo mondo. Al primo edificio, perché? Perché ci sono... ah no, scusate, c'è qui. Ah, per raccogliere le razioni, questo era il suo giro. Certo. Ah, certo. Non l'avevo capito. Certo. Questo è esattamente il giro che... ma allora potevamo fare un fast forward? No. Non me l'ho detto. Ma è stato. Alla gente piace vederci farmare. Vabbè. Il signor Lune non è... non assolutamente è no. Lei non comunica. Le ho detto, andiamo a prendere le razioni al dell'edificio 1. Ma non l'ha detto con enfasi, quindi io non ho capito. Colpa mia. Io le farò fare un corso accelerato di enfasi giapponese presso l'Accademia del Takeshi's Castle. Arcigatura ka! Mega Red! Bene, allora, quindi. Allora, adesso andiamo dove diceva il signor Luni, che sennò vai. Allora, innanzitutto c'era una porta sopra che non si apriva e tocca capire che porta è. Frega cazzi. E abbiamo salvato. Bene. Così il signor Luna con te. Ok, non era qui il piano dove voleva vedere? Beh, c'è un'altra porta al piano dove avevamo sconfitto Bloody Bread. Ah, va bene, andiamo lì allora. Tanto abbiamo visto che con un po' di sacrificio si fa bene il ritorno. Ecco. Vabbè, era lì. Scusate, ma ho messo l'arma sbagliata. Ah no, ho sbagliato. Non è questa, mi sa. È questa porta. Qua si scende e si va da Bloody Bread. Esatto. Ma si va in... come cazzo si va lì? Con la numero 1 o la numero 2?
No, no, non intendevo lì, quelli, li intendevo qui. Non ricorda, la numero 2 deve essere. Bene. Ok. 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 Occhio dottore perché ha poca vita. Bene. Segua, non perda tempo con questi smerdini. Ma io credo che non so quanti smerdini ci sono e non so. Sono sempre troppi, ricordi. Non è la 7, signori. Eh no. Non sappiamo che porta sia. Ma nel frattempo, come dicevamo, animali che diventano persone e persone che diventano animali. Come la fattoria degli animali. E niente, questa porta non si vuole aprire, non ricordo tu cosa ci fosse, niente. Ma direi che torniamo indietro all'hall principale, alla hall, e lì e salutiamo. E sicuramente ci sarà una porta che potremo aprire, forse. Si spera. Se sbagliavo tutto io. Bene. Direi che qua possiamo fermarci, dottore. Ma tornerei quasi... Ah, l'ascensore. L'ascensore, poi ti salviamo. Possiamo vedere che comunque Obel sopravvive anche questa volta. Era il caso di usarla adesso, quella? Sì. Così salviamo che siamo quasi. Avevo paura di morire. Come? Con i loro colpi. E noi qui ci salutiamo. Ma perché è ritornato al roof? Perché è l'unico modo in cui posso ritornare al piano normale. E già, perché questo è Obelisk, il miglior canale sul tubo italiano. E ci sarà una chiave 8, probabilmente, o qualcosa del genere, che ci aprirà questa porta qui. Che ci darà, probabilmente, o il boccaglio, o uno strumento per attraversare il punto in cui non possiamo andare. Obelisk, il miglior canale sul tubo italiano. Io sono il signor Lune. Migliore. Io sono il dottor Meg, comunque. Il dottore! Comunque sì. Cioè, me l'ha detto mia madre. Cioè, è una fonte... Ah, vabbè. È una fonte... Cioè...